Ivana Mrazova e Luca Onestini, la coppia cena con Francesco Monte. Ivana Mrazova e Luca Onestini insieme, Francesco Monte a cena con la coppia. Luca Onestini e Francesco Monte si sono riuniti per una cena insieme a Ivana Mrazova e altri amici. A rivelare il tutto è stato proprio l'ex Beffino, il quale ha condiviso delle storie su Instagram che li ritrae insieme. Luca, in modo ironico, si lamenta del fatto che Ivana non sappia cucinare. Tra varie risate, la bella modella cerca di preparare qualcosa per tutti, non soddisfacendo però l'Onestini. Scendendo nel dettaglio, la Mrazova ha scelto di cucinare del pollo con patate al forno. Luca si lascia andare ad alcuni momenti di divertimento, legati proprio all'arte culinaria di Ivana. Ormai i due formano una vera e propria coppia. Se fino a qualche tempo fa ci poteva essere qualche dubbio, ora non ci sono. Luca e Ivana stanno insieme. Tanti sono i momenti da loro condivisi insieme. I fan non possono che essere contenti di questa coppia nata al Grande Fratello VIP. Con loro, questa sera, vi è Francesco Monte. Luca ha ripreso proprio l'arrivo dell'ex di Cecilia Rodriguez. Luca Onestini prende in giro Ivana e accoglie Francesco Monte. Amo, è così che Luca chiama Ivana. Un appellativo che la riconosce come sua fidanzata e questo ormai è certo, sebbene l'Onestini abbia più volte dimostrato di essere affettuoso anche con le sue amiche. Eppure tra i due non vi è amicizia, ma qualcos'altro. La coppia non ha espressamente dichiarato di avere una relazione, poiché stanno vivendo giorno per giorno questo sentimento nato nella casa. Intanto, ecco che a cenare con loro ci pensa Francesco. Finalmente è arrivato qualcuno che sa cucinare. In questo modo Luca accoglie in casa Monte. Quest'ultimo afferma di essere disposto a cucinare al posto di Ivana. La Mrazova, però, ha scelto di preparare tutta la cena con le sue mani. È nata un'amicizia tra Luca Onestini e Francesco Monte? Pare, dunque, che tra Luca e Francesco sia nata un'amicizia. L'Onestini, dentro la casa più spiata d'Italia, aveva avuto qualche diverbio con Cecilia e Jeremias Rodriguez. Ora si ritrova a cenare proprio con Monte. Anche Andrea Damante aveva stretto un rapporto di amicizia con Francesco, durante il reality. Ci sono forse nuovi progetti insieme per Luca e Francesco?